praticamente è un grill che si tira su e giù, si chiama salamandra, e grattina i bignè. Quindi i bignè vanno messi sotto la salamandra con lo zucchero, si grattinano, poi altro zucchero, altra grattina, per tre volte, e diventano croccanti come li avete voi davanti. Se uno ha la salamandra, usi il cannello. Se hai la fortuna che viene un idraulico a casa tua, gli freghi il cannello. No, esiste, no? Il cannello normale, poi, però ha un difetto, che lascia un po' il sapore, sai, del gas, non è che sia proprio, però cannello non ci può stare. Oh. Come, scusa? Guarda, facciamo questa interazione, scusate, amici dello streaming, è sempre lei, la nostra amica Senia, che ormai questa sera ha conquistato, è arrivata il palcoscenico. Stavi dicendo? Non ho capito. Bene, sta traducendo, perché di fianco al traduttore, poi c'è il traduttore del traduttore. Credo che abbia un tasso alcolico leggermente alto. Per fortuna non ci sono superiore la media. Ti puoi fermare qua. Allora, torniamo indietro. Stavi parlando di crema catalana e cosa? Sì, ma è un'altra roba la catalana. Marco, vieni qua. Questo strumento che usi per fare la crema catalana e lo usi per caramellare il bignè. Ecco, hai fatto sparire lo chef. È passata la domanda, mi si è volatilizzato anni di storie di lavoro così, spariti in un secondo. Insomma, volevi capire se il cannello fondamentalmente è lo stesso per entrambi gli utilizzi? Ok. Volevo sapere solo se l'attrezzo, sì, del caramellare era lo stesso per... Sì, sì, sì. Sì. Per la catalana c'è il ferro, no? La piastra che va scaldata e l'ho messa sopra. Quello è... la cosa mia, cioè questo. Però la catalana è una sorta di crema inglese che va raffreddata, poi sopra si va messo dello zucchero browning di canna, non mi veniva, ok, questo è Marco, quello che gli dà le tozze e gli do le botte. Ripasso un attimo. Dimmi Marco. Dopo cioè... voglio vedere i garretti, voglio vedere come stanno anche i distinti. No. Digli a 50 anni quello ti verrà, digli. A 50 anni forse avrò il Parkinson, qualcuno mi chiederà se ho fatto un pugilato, io dirò che avevo cucinato. Forse mi tozzi dietro la nuca, comincerà a tremare come il luce. Vai, fantastico, grazie. Hanno detto che ha mangiato abbastanza bene. Avete mangiato bene? Merito è di Marco, che è il mio braccio destro e sinistro. Tanto a seconda delle tozze? No, io sono sempre in giro, lui cucina, quindi mi dico, è in casa e devo dire bravo, grazie, basta, via, ciao. Grazie Marchetto. Ok, adesso vado a riempire i bignè in questo modo. Passiamo lo zucchero velo e poi dopo vengono gratinate come dicevo prima, adesso io non ho la salamandra che dicevo a me, no, parlo in questo modo. Ok, questi sono i bignè. Sono i bignè che li mangiate, sperando che vi piacciono. Semplice, però insomma, l'ultima volta che li ho fatti è fare scusi, ma non è ancora un mezzo chilo di questo bignè, no? No? Te li abbiamo fatti un po' anche per gli amici della sala, no? Li abbiamo fatti più grossi così, ma scusi, chef, non si può sembrare più grossi, allora li abbiamo fatti più grossi. Però insomma, ecco, fine pasto, questo è quanto. Ok, circola adesso. Allora, mentre voi adesso mangiate, adesso mi diverto io perché sono forza, adesso mentre mangiate il dessert, allora vi faccio un po' di corso di cucina, no? Questo è il mio ruolo, tre volte. Allora, visto che tutti, quando si